Ci troviamo a casa Vaccarella, una vita per l'automobilismo. Da tu ai tuoi inizi di carriera. Ma i miei inizi di carriera sono stati abbastanza focosi, perché avevo molto, molto fuoco dentro e molta passione per cercare di emulare un po' le gesta di mio padre. Quindi la mia prima gara è stata proprio la Targa Florio, no? E non poteva essere altrimenti, visto che mio padre sulla strada della Targa Florio è stato un grande campione. Quindi quella è stata la mia prima esperienza automobilistica, con una forte, forte emozione. Ad un certo momento, in una data precisa, succede una cosa. Cosa ricordi di quel giorno e come l'hai superata? Era l'8 maggio del 93 e stavo proprio effettuando delle ricognizioni proprio sul tracciato della Targa Florio. E si sa che durante la ricognizione uno dovrebbe provare un po', diciamo, col codice della strada, con tranquillità, eccetera, eccetera, però uno cerca di dare un po' l'anima in quello che fa, e stavo dando un'andatura abbastanza allegra per la situazione e per cercare di evitare una macchina prima in senso opposto. Praticamente ho sterzato e sono andato a finire nel burrone. Quindi praticamente il tetto si è schiacciato e da lì sono rimasto dentro la macchina col mio navigatore, che è rimasto illeso. E io lì con lui a parlottare per cercare di capire un po' che cosa stava succedendo in quei momenti. Poi, da quando mi ha tirato fuori dalla macchina, da lì io sono rimasto paralizzato, senza muovere niente. Poi sono venuti i soccorsi, da lì insomma è stata tutta una serie di situazioni, uno appresso all'altro, per cercare di capire quello che stava succedendo. La gente vedeva e capiva chi ero io, e allora si preoccupava. I giornali subito, mi ricordo, sono arrivati a Catania in ospedale, già interviste a tutta forza per cercare un po' di capire qual era la mia situazione in quel momento. E da lì poi sono andato via da Catania, perché sono rimasto praticamente soltanto pochi giorni, e poi dopo 4 giorni sono andato in Germania. Con la consapevolezza di oggi, che consiglio ti senti di dare ai giovani che per un motivo o per un altro hanno cambiato la loro vita in questa forma? Ma sicuramente la vita è una, e quindi va vissuta pienamente, e bisogna divertirsi, ma divertirsi però sempre con la testa. Cercare di essere consapevoli di quello che si fa, e che da un momento all'altro qualsiasi cosa può succedere, non siamo invincibili, cosa che pensavo io. E quindi divertirsi, godersela a pieno, però sempre con molta responsabilità e con molta attenzione. Cosa ti ha dato tuo padre come insegnamenti nello sport, ma nella vita soprattutto? Ma di sicuro di non mollare mai, e che si può sempre lottare, che si può sempre riuscire a trovare una soluzione, e in qualsiasi situazione, sia stata per quanto riguarda le gare, sia per quanto riguarda questa mia incidente che ho avuto, e di quello di rimboccarsi le maniche, di andare avanti, perché alla fine, insomma, siamo sempre qui, e una seconda opportunità c'è sempre. Qualche giorno fa sono ricorsi gli 80 anni di Nini Vaccarella. Giovanni Avanti, si è presidente della provincia, ha detto che sarà allestita una mostra permanente. Sì, Certo. è un'idea che praticamente ha avuto mio padre, ma già da un paio di anni a questa parte. Anche perché, visto la mia situazione e tutto quanto, e quindi magari che non è possibile gestirlo io al 100%, aveva avuto questa idea di fare un museo proprio di mio padre, di Vaccarella, quindi con tutti i suoi premi, tutti i suoi ricordi, tutte le sue fotografie, tutto quello che lui ha fatto per lo sport siciliano e non solo. L'automobilismo degli anni 60-70, che sono stati quelli forse più rigorosi e importanti, ad oggi cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale? Ma quelli degli anni 60-70, diciamo che era un automobilismo eroico, dove si moriva con molta, molta facilità.
E quindi i piloti di allora erano sì, dei grandi eroi, dei grandi pionieri dell'automobilismo. Sicuramente poi con quelle macchine che avevano e con quelle velocità, sicuramente erano veramente dei grandi campioni. Non, niente a levare a quei campioni di ora, sicuramente la tecnologia ha fatto tanto. E quindi dalle gomme agli assetti a tutto quanto quello che c'è ai computer, insomma, dietro c'è un mondo vasto e di sicuro ha aiutato e sicuramente la cosa più importante la salvezza per i piloti, le vie di fuga e tutto quello che serve per aiutare i piloti soprattutto a rimanere vivi, cosa che prima non succedeva. Prima uscivi, sbagliavi un minimo, una scarpata, degli alberi, qualsiasi cosa. Adesso invece ci sono tante vie di fuga, tante cose, il KERS, cioè, tante cose che insomma aiutano il pilota ad andare forse anche al 102%. Lo spirito del pilota è rimasto uguale o è cambiato? Lo spirito mio del pilota è sempre dentro di me, sempre più forte. Mi auguro sempre un giorno di riuscire a ritornare su una macchina da rally. Diciamo che quando subito dopo l'incidente ho avuto questa possibilità, ma una macchina da pista non guidavo purtroppo io, ma guidavo un mio carissimo amico Ivan Benaduce che faceva il Challenge Ferrari e faceva dei test a Pergusa con la sua Ferrari 355 e mi ha invitato. Io sono subito andato al volo col mio casco e sono risalito in macchina per cercare di, tra virgolette, sentire di nuovo quell'adrenalina che un tempo sentivo anch'io. In conclusione, oltre le auto, la vicinanza alla musica. Ma la vicinanza alla musica sicuramente è una cosa importantissima. Senza la musica, secondo me, sarebbe veramente riduttiva la vita. E mi diverto molto, mi piace ascoltarla, mi piace fare il DJ perché è cosa che mi diverto a fare in estate in questo mio residence. Dove sto io e faccio ballare piccoli, vecchi e quindi li faccio stare in compagnia. Mi piace sentirle, mi piace ascoltarle, quindi si sta in compagnia ed è molto bello.